Tata l'ora solare, mezzogiorno e 20 e io vi dico che alle 20:55 di questa sera, ben trovati innanzitutto, signori, c'è Canonico, la seconda serie, siamo alle ultime due puntate, Don Michele, il nostro Michele La Ginestra e tutta la sua splendida famiglia, la famiglia di Canonico, in cui brilla. Lei è giovanissima, tanto bella, tanto brava e se le sente dire tutte queste cose. È Eugenia Bardanzellu! Eccola qui! Capelli un po' più corti, perfetta così. Benvenuta innanzitutto, grazie. Eugenia, grazie di essere con noi. Allora, Eugenia o Alice? Come devo chiamarla? Eugenia. Eugenia, me l'ha detto così. Però in canonico è Alice. Eh sì. Questa Alice che tipa è? Non dobbiamo svelare niente di quello che accade stasera, 20:55 su TV 2000. Ma questa è Eugenia che... va bene, ciao Alice, che tipa è? È una tipa tosta Alice, È la nipote di Don Michele e è molto diversa da me. Perché mentre io sono timida, lei invece è una persona che sa quello che vuole, che non ha paura di dire la sua, sempre e comunque. E quindi anche un po' peperina. Certo. Nella prima stagione era un po' più, diciamo, voleva divertirsi, voleva scappare da questa parrocchia dove stava quello zio dice, prete. Perché dice, sto con mio zio che fa il prete, che è una cosa meravigliosa, specie se lo zio è Don Michele. Però, insomma, no, ecco, lei voleva andare con le amiche. Invece nella seconda stagione è un po' più grande, un po' più cresciuta. Certo. Continua ad essere sempre il tipetto che è, però comunque è più propensa, anche grazie alla presenza dello zio, a crescere, magari a stare vicino agli altri, al prossimo. Quindi apprende un po'. Il verbo è questo, zio. È bellissimo, è crescere, perché poi alla fine il personaggio è cresciuto, giustamente, nel tempo, anche come comprensione di altri fatti, no? Sì, penso di sì. Maturando. Cioè, esatto. Okay. Penso che sia cresciuta, in particolare anche proprio grazie alla vicinanza dello zio e di tutta l'entourage di Canonico alla fin fine, certo, della parrocchia. Perché... È anche innamorata, ma di questo ne parliamo. Innamorata. È innamorata. Secondo voi io stavo parlando di Eugenio o stavo parlando... No, non lo so. Vediamo, c'è una storia che vi devo raccontare, bellissima, meravigliosa. Allora, vediamo, ma un pezzettino piccolo. Un momento che per Alice risulta molto imbarazzante. Guardate. Dai, vieni, ci prendiamo un gelato. Ma un gelato. Perché dobbiamo... Dario! Alice... Nicola. Ciao Dario. Avevi detto che non saresti tornato. Volevo farti una sorpresa. E ci sei riuscito. Nico, ti dispiace se andiamo un altro giorno a prenderci il gelato, scusami. No, ma non vi preoccupate, io non volevo disturbare o rovinarvi i piani. Sono appena arrivato, sono stanco. Mi vado a riposare un attimo. Permesso. Dario! Raccontarvi nulla, svelare nulla, però insomma, sì, però ci è rimasto un po' male. Sì, che poi stavamo andando a prendere un gelato. Ma sì. Però. Allora, sul set di Canonico succedono cose molto belle. Succede che innanzitutto si giri, si faccia questo lavoro in famiglia, è sì, caso di dire. Sicuramente. E succede anche che qualcuno si innamori. No? No, non Dario e Alice. Dico bene? Qualcuno sì, a caso. Qualcuno a caso, tipo io. Tipo io. Oh, che bella notizia. Hai visto? Che bella cosa. La risottolineiamo. Capita, sì. È successo, insomma, ho incontrato una persona proprio sul set di Canonico. Sì. Che è diventata importante per me. Ma tu lo sai che sei... Lei è come lo zucchero filato, famiglia. Cioè, ti sei fidanzata sul set, questa... E la notizia, esatto. Canonico fa anche queste cose, e quindi, però voi dovete vedere Alice e Dario, cioè, insomma, quello è, anche perché
Il partecipare a questa serie, che diventa doppiamente importante se ti sei innamorata, però fa parte proprio della tua crescita di attrice. Sì, sì, certo. No, insomma, di persone, di attrice. Sì, assolutamente. È la prima cosa veramente seria in cui recito. E sì. Ho incontrato tante persone molto belle. E quindi anche da un punto di vista umano sicuramente c'è una crescita, oltre che appunto l'esperienza lavorativa importante, bella, è anche proprio, come dicevi, una famiglia, quella di Canonico. Quindi bello anche sicuramente da un punto di vista umano. Che non è poco, no? Il lavoro, assolutamente. Il lavoro è il lavoro. Fare un lavoro che uno sogna di fare è meraviglioso. Se poi lo fai con persone belle, sì, sì. È tutta un'altra storia. Esatto. Sarà per questo che sono 5 anni che io sono così sorridente qui all'Ora Solare. Ci vediamo tra un attimo dopo la pubblicità. Grazie. Dai. Questa sera sulla nostra e vostra TV 2000, che poi è la stessa cosa, vanno in onda gli ultimi 2 episodi della seconda stagione di Canonico, una serie Map to the Stars in collaborazione con TV 2000, ideata e diretta da Peppe Toia. C'è Don Michele, c'è il nostro Michele, Michelone, la ginestra, che è proprio la punta del compasso, no? Tutto il resto del mondo gli gira attorno. E c'è, nella comunità di Roccaspera, Eugenia Bardanzello, che è sua nipote Alice, che è cresciuta con lui. Certo, qui siamo proprio un gruppone, siamo a linguaccia libera qui proprio. Questo è il Teatro 7. E qui siete, ora raccontiamo del Teatro 7. Benissimo. Che è cresciuta, che ha capito ancora più cose, ha compreso di più anche... stando di più accanto a questo zio, sì, sacerdote, così sempre pronto per tutti. In più è innamorata e in più è chissà che cosa capiterà. Uff, noi lo sappiamo, ma non ve lo diciamo e quindi andiamo avanti. Teatro 7. Eugenia è arrivata a Canonico perché Michele mm-hmm. La Ginestra, direttore del Teatro, sì, 7, capocomico del Teatro 7, ti ha trovato brava. Veramente brava. Ha proposto un provino. Uh-huh. E quindi sì, perché io frequentavo i laboratori al Teatro 7 con Michele, quindi lì l'ho conosciuto e ci ha presentato appunto l'opportunità di questi provini ad alcuni di noi, e per Canonico, e mi hanno preso. È meraviglioso, perché lo dice con quella forma quasi di pudore, un pizzico di non so perché, non saprei dire, ma ormai l'ho detto. Se ti hanno preso è perché sei brava, andiamo su. No? Sì, quindi è iniziata questa avventura poi a Canonico. È iniziata questa avventura, ma in realtà la nostra Eugenia ci racconterà tra poco altro che riguarda la sua giovane, bellissima vita, che ha lasciato tutti noi... Oh. Così, molto stupiti. Allora, è Michele, la ginestra, che le fa un provino, e quindi tu sei ex allieva di Michele, sì, già che ora sei collega e compagna di lavoro, mm-hmm, però vogliamo capire qualcosa di più. A chi lo chiediamo? A Michele, per forza. Eccolo qua. Eugenia, chi l'avrebbe mai detto tanti anni fa, quando sei venuta a bussare alle porte del laboratorio del Teatro 7, che oggi saresti stato ospite di Paola Saluzzi all'Ora Solare? Beh, io sono molto contento, perché Eugenia la sento veramente come una mia nipotina. Peraltro io voglio dire a tutti, lei è una bravissima e emozionante autrice. Sì, scrive dei testi veramente particolari, che meritano attenzione. È brava sul palcoscenico, è brava davanti a una macchina da presa. Secondo me potrà dire la sua nel campo artistico e spero che abbia voglia di continuare. Per adesso si diverte e sono contento di aver incontrato questa personcina proprio a modo, perché Eugenia è proprio una bella persona. Sono contento che stia là. Un abbraccio a tutti, ciao! Bravo Michele, tu sei una bellissima persona, e se lo dice Michele dei suoi attori è così. Eugenia, diventata attrice perché fin da piccola tu hai amato la recitazione, sì, ma che cosa dice lei? Però io non so se voglio fare l'attrice da grande. Com'è sta storia? Non so, perché comunque sì, mi è sempre piaciuto recitare, però non ho mai pensato di trasformarla veramente in un lavoro. Sarà che appunto mi piaceva scrivere, quindi forse la passione principale è sempre stata quella, forse perché non ci credevo in fin dei conti,
E quindi mi sono ritrovata a fare canonico, che appunto lavoro da attrice, senza rendermene proprio conto e chiedendomi effettivamente se voglio intraprendere questa strada oppure no. Tu vorresti fare l'insegnante di lettere? Anche, sì. Lei vuole fare l'insegnante di lettere. Sì. E questa è una cosa meravigliosa, insegnante di lettere al liceo alle medie. Mm-hmm. È già in graduatoria, sì. È in attesa di avere una supplenza. Le dico tutte le materie che tu puoi insegnare? Dille tu, dai. Ho fatto lettere classiche, quindi posso fare latino, greco, italiano, storia e geografia. Lo senti il silenzio, sì? Adesso senti l'applauso. Quanti anni hai? 26. A 26 anni, ne dimostra 19? 18 e mezzo, dai. 18 e mezzo. E può insegnare italiano, latino, greco, storia, geografia, è in attesa di una supplenza, sa scrivere testi splendidi, se no Michele La Ginestra non si sciuperebbe a dire quello che ha detto. Michele è un grande attore, un grande direttore di teatro e capocomico. E poi è questa qui, Alice, in questa scena, che è terribile. Noi stiamo aspettando stasera. È una scena terribile, guardate. Poi ce la mangiamo di baci. Senti, Ali, io ti devo dire una cosa. Cosa? Non è una cosa facile da dire, anzi è difficilissima da dire. Vabbè, però dai, parla, che devo anche andare a aiutare Don Manolo, adesso arriva il gruppo scout. Sì, sì, sì. Mm. Allora io non lo so se ce la faccio. Però Dario, dai, se mi devi dire una cosa me la dici, anche se non è una cosa bella. Non mi fai perdere tempo così, come un rimbambito con le mani nelle tasche. Dai, non devo andare, scusa. Che cosa aveva nella tasca? Non dire niente. Silenzio. Noi non vi diciamo niente. Aveva una scatola nella tasca. 20:55, TV 2000. Ultimi due episodi di Canonico. Allora, ritorniamo qui. Brava innanzitutto, tesoro. Brava, bravissima. Grazie. Con temperamento, con temperamento. Ma tu hai mai scritto monologhi anche per te? Sì. Anche piccoli, no? Sì. Anche parli? No? Sì, è proprio al Teatro 7 che ho scoperto un po' questa possibilità di unire la scrittura e la recitazione. Perché appunto ci era stato proposto di scrivere dei monologhi. E lì quindi ho provato per la prima volta e devo dire che è stato molto bello. Sì, posso immaginare. Allora, voi siete a casa, no? Non è educato magari, però a casa si fa anche così. Si mettono le gambe così. Cioè adesso mi metto davanti alla televisione a vedere ma come lei reciterà un piccolo monologo. No. Ce lo regali, vero? Guarda come mi sono messa. È che così su due piedi. I due piedi li ho tirati su. I due piedi li ho tirati su, non vale neanche questo. Mannaggia. Così. Mi tiro giù, dai, faccio una ragazza ben educata. Su. Divento timida subito. Diventi timida, ti sto mettendo in grande difficoltà. No, vabbè. Così. Così. No. Non ce l'ho pronto. Mi devo preparare. Senti, io faccio una cosa, però. Ok. Allora, io non so come. La verità è questa, non so come andrà a finire questa seconda serie di Canonico. So che stasera alle 20:55 ci sono le ultime due puntate e so che guardando questa ragazza insieme a tutto il gruppo sappiamo di avere davanti qualcuno che farà parlare di sé. Perché? Perché è speciale, buona, bella e profondamente vera. Grazie, buona vada al segno, grazie infinito di essere stata con noi. Grazie a te.